Iniziamo puntualmente perché il tempo non è mai tanto, un'ora poi alla fine vola via, soprattutto quando ci sono temi così scottanti, sensibili come quelli che affronteremo oggi, ma soprattutto in una fase ancora più delicata che è quella della ripartenza. Io intanto mi presento, sono Luciano Sbraga di Fipe. E questo è uno dei tanti webinar che abbiamo avviato nel corso di questo anno straordinario. È chiaro che adesso siamo appunto, come dicevo, nella fase di ripartenza, quindi so che il lavoro sta tornando, anche se non pienamente, e soprattutto non ovunque sta tornando con la stessa intensità, perché sappiamo che poi i fenomeni della domanda dipendono molto da, in alcuni casi, dal turismo internazionale, in altri dallo smart working che torna magari in contesti più accettabili. Però comunque la domanda c'è, è in ripartenza. Tutte le indicazioni che raccogliamo dal lato della domanda ci dicono che c'è una situazione di ripresa, diciamo di recupero di alcune posizioni. Naturalmente i danni subiti da questo settore sono enormi. Ecco, però senza dilungarmi troppo in questo, intanto ringrazio tutti quelli che sin qui si sono già connessi. Spero che ne arriveranno anche molti altri, perché i registrati a questo webinar sono davvero tanti. Quindi io penso che sia una buona occasione per riflettere su alcune tematiche, per certi aspetti anche innovative, e quella del neuromarketing lo è. Lo è anzitutto per me, che sono fermo ancora alle 4P del marketing mix, con ovviamente il prodotto, il prezzo, la location, il place e la promotion o il personale, come qualcuno direbbe. So che adesso si stanno facendo passi da gigante per andare anche in altre direzioni. Mi ha colpito molto nella bussola il neuromarketing nei servizi, di cui poi vi parlerò a brevissimo, anzi ne parlerà in modo molto più qualificato di me Roberto Pone, quando c'è una frase, una citazione di Kotler, che ovviamente tutti gli esperti di marketing conoscono, che dice: ho abbandonato l'economia classica perché gli esseri umani sono irrazionali e cercano la soddisfazione, non la massimizzazione. Questa, se ho interpretato bene la citazione, è un po' il punto di partenza di questa considerazione. Ecco, tutto nasce dal lavoro fatto dal nostro sistema, in particolare da Confcommercio, in questo caso da Roberto Pone, che vi presento subito. Si occupa di innovazione all'interno del sistema Confcommercio, è un collega, è un autore, coautore, in alcuni casi anche autore principale di alcune delle bussole, delle guide, dei manuali del business della collana Le Bussole. Mi riferisco al negozio nell'era di internet, al neuromarketing della vendita, ma poi a quello dei servizi e così poi anche ad altre. Lui ovviamente si sta occupando di questi fenomeni all'interno del sistema, viene da una lunga esperienza nella consulenza su tematiche di questo tipo, relativa all'innovazione, e quindi è uno, diciamo, sarà una delle due colonne di questo webinar sul neuromarketing. La seconda colonna, è invece Lorenzo Dornetti, che saluto, ed è, credo, che per chi si occupa di marketing, soprattutto di neuromarketing, è un nome assai noto, è il fondatore di Neurovendita, che è questa società che si occupa proprio di, come dire, applicare le neuroscienze, la neuroeconomia, la psicologia del co comportamento al tema della vendita, al tema del marketing e quindi al tema dei servizi, che sono appunto il nostro mondo di riferimento. Ecco, allora, ripeto, io qui non ho molte cose da dire, ma oltretutto non spetta a me dirle, perché ci sono degli esperti che abbiamo chiamato proprio per questo. Credo che la parola vada subito a loro, perché dovranno dirci alcune cose, diciamo, e l'invito che faccio loro è quello di essere pragmatici, pratici, di in qualche modo di dare
veramente dei suggerimenti operativi, perché in un'ora non c'è tempo per fare grandi teorie, anche se poi dietro delle piccole cose, della soluzione di piccoli problemi, ci sono grandi investimenti in ricerca, ci sono studi, c'è letteratura, questo lo sappiamo. A proposito, lo dico a beneficio di tutti, mi viene in mente l'aneddoto di quel tizio che fu chiamato come consulente da una grande società che aveva problemi nella gestione dell'informatica, dei sistemi informatici dell'azienda. Questo tizio consulente è intervenuto, ha girato una vite ed ha risolto il problema. Ha presentato la parcella e nel chiedere la parcella, mi pare 1.000 euro o 1.000 dollari, il proprietario dell'azienda che aveva subito l'impasse del sistema informatico ha detto: no, io non le posso dare 1.000 euro o 1.000 dollari per aver girato una vite. Lui presenta la parcella e in questa parcella riporta due voci. Una voce è quella del 1 euro per aver girato la vite e 999 euro per aver girato la vite giusta, aver trovato quella giusta. Ecco, credo che questo sia un po' il meccanismo, il mondo dentro il quale andiamo ad addentrarci, facendolo con riferimento al mondo dei pubblici esercizi, quindi i bar e i ristoranti, la ristorazione in senso lato, che credo sia un mondo, se non sbaglio, da questo punto di vista molto sfidante, perché se ricordo bene è una delle attività nella quale i contatti, le interazioni tra impresa e cliente sono in maggior numero possibile. Non è un'interazione che si risolve in 2 o 3 contatti, ma sono N interazioni che ci sono da quando si decide di scegliere un ristorante a quando si arriva, si entra, ci si siede, si prendono le cose, cade la posata e bisogna farsela cambiare, il tovagliolo, manca una cosa, bisogna poi fino ad arrivare appunto al conto e poi all'uscita. Quindi tutto questo, in queste interazioni, in questo si gioca il rapporto tra l'impresa e il cliente. Ecco, io mi fermo qui, non rubo altro tempo, passo la parola a Roberto Pone, che credo di aver presentato sì, sicuramente brevemente, ma penso che ci sia tutto quello ci serve per questa occasione. Roberto, a te la parola, e insisto su questo, sull'approccio pragmatico, cioè ti chiedo proprio di dare suggerimenti per chi oggi si trova a ripartire in una situazione molto difficile e dopo un anno e più di veramente di sofferenza. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a Luciano Sbraga, vice direttore generale della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, grazie alla Federazione per l'organizzazione di questo evento e per la sensibilità ai temi del neuromarketing. Come ha ben detto Luciano, in Confcommercio Nazionale stiamo dedicando grande attenzione al tema. Negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato 2 volumi che sono disponibili sia in versione cartacea che digitale, rivolgendosi alla FIPE. E in particolare col secondo volume, il neuromarketing nei servizi, abbiamo voluto avvicinare la riflessione al mondo dei servizi, in particolare alla ristorazione e ai bar, a cui sono dedicati ognuno un capitolo, in quanto, come ben accennato da Luciano, vendere servizi è più difficile. Aumentano il numero di momenti di contatto, aumentano il numero delle variabili, molto spesso la vendita avviene e non è possibile una prova prima dell'acquisto del prodotto, e oltretutto una grande componente dell'esperienza è immateriale, quindi più difficilmente valutabile dal cliente. Abbiamo poi voluto con questo volume ampliare il numero di esempi pratici. Ci sono oltre 300 pagine di suggerimenti, di esempi, di casi di applicazione. Oggi ne mostreremo alcuni, sia io che il bravissimo Lorenzo Tornetti, che parlerà dopo di me, ma vi invito a consultare il libro per ulteriori approfondimenti. Utilizzerò una presentazione che adesso condivido per accompagnare la riflessione. Okay. Perfetto. Allora, 2 brevissimi accenni teorici prima della parte pratica, ma dal mio punto di vista fondamentali.
Quello che è successo è che negli ultimi anni le ricerche in campo neuroscientifico, le ricerche in campo di economia comportamentale hanno portato a una maggiore consapevolezza di come funziona il nostro cervello e di come funziona quella parte del cervello che influenza le scelte. Allora, riprendendo due modelli, uno di Paul McLean e l'altro di Daniel Kahneman, che è uno psicologo che nel 2002 vince per queste teorie il premio Nobel per l'economia, sostanzialmente pensate al nostro cervello come una composizione di tre aree sviluppatesi in momenti molto diversi del nostro percorso evolutivo. La più antica, il cervello rettile, quello più piccolo, sede dei processi istintivi. Quello al centro, in verde, il cervello mammifero, sviluppatosi 200 milioni di anni fa, sede delle nostre emozioni. Questi due corrispondono a quello che Daniel Kahneman chiama sistema 1, la sede dei processi decisionali emotivi, inconsci, istintivi. Poi vi è la parte più ampia del nostro cervello, quello che ci distingue come esseri umani, che è la sede del nostro pensiero razionale, del nostro ragionamento, che corrisponde a quello che Kahneman chiama sistema 2, sede dei processi decisionali e razionali. Beh, oggi noi sappiamo, grazie alle ricerche, che il sistema 2, la parte razionale, è pigra ad attivarsi, consuma tantissime energie e soprattutto è lenta, lavora 40 unità informative al secondo. Viceversa, il sistema 1, la parte automatica, istintiva e emotiva, consuma pochissime energie, si attiva subito ed è velocissima, lavora 11 milioni di unità informative al secondo. Che vuol dire questo? Vuol dire che oggi abbiamo contezza di quanto la parte emotiva, della parte relativa al nostro cervello più antico, sia fondamentale nell'indirizzare le scelte, nelle guidare le scelte. E il nostro cervello razionale si attiva solo in un momento successivo, quando la scelta è già stata presa, per giustificare con motivi razionali una scelta presa altrove. Questo vuol dire che è importante e fondamentale oggi riuscire a comunicare anche a questa parte più emotiva, più antica del nostro cervello. E a proposito di automatismi, e vengo al secondo aspetto teorico, vi sono alcune scorciatoie che il nostro cervello ha adottato per gestire l'enorme quantità di informazioni e decisioni a cui è sottoposto quotidianamente. La ricerca scientifica ne ha identificate oltre 150, noi ne abbiamo selezionate 40 e tradotte in implicazioni operative per chi si occupa di vendita. Oggi, come dicevo, ne vedremo alcune. Il primo principio, il primo automatismo, è quello che prende il nome di inizio, picco e termine. Che vuol dire? Vuol dire che nel valutare la qualità di un'esperienza, non tutti i momenti contano allo stesso modo. Noi diamo al nostro cervello da grande, grandissima importanza a tre momenti in particolare, come l'esperienza inizia, eventuali momenti di picco emotivo e come l'esperienza si chiude. Questi tre momenti contano molto di più di altri. Che cosa vuol dire allora? Vuol dire che è necessario investire sulla prima impressione. La prima impressione del cliente che sempre più si fa online, ma anche offline nello spazio esterno. Spazio esterno che nel periodo estivo, spazio esterno che nel periodo di convivenza col Covid diventa anche spazio di somministrazione. L'ingresso, il banco, la cassa, ad esempio quei bar in cui il cliente si reca direttamente a fare lo scontrino prima di consumare, sono tutti momenti fondamentali nel creare questa prima impressione. Il nostro cervello è rapidissimo, ci mette un istante a farsi una prima impressione e non la modifica. Si attiva un altro pregiudizio, un altro automatismo che prende il nome di pregiudizio della conferma. Una volta che ci facciamo la prima opinione, difficilmente la cambiamo, tendiamo a ricercare elementi che la confermino e a trascurare gli elementi che la mettano in discussione. E ancora, l'effetto inizio sottolinea l'importanza di anticipare l'esperienza, sfruttando anche il digitale, utilizzando ad esempio le immagini che sono calamite per l'attenzione. Il nostro cervello processa le immagini 60.000 volte più velocemente dei testi. L'immagine può essere utile per confermare in maniera immediata l'identità del ristorante, il fascino dei piatti, l'atmosfera complessiva. Anche mostrare il menu online che precede l'esperienza ha un ruolo persuasivo nell'indirizzare la scelta.
Come dicevo, viviamo ancora in un momento di convivenza con il Covid e proprio consapevoli dell'effetto inizio sulla valutazione dell'esperienza, attenzione anche al personale che sta fuori dal negozio, indossate sempre la mascherina, ben indossata sul volto, mettere in evidenza le regole da seguire, le precauzioni adottate, sono tutti elementi che permettono di dialogare con la parte emotiva dei clienti, di quei clienti che hanno ancora paura, permettendo di sentirsi tranquilli e di per questo essere maggiormente favorevoli alla scelta del ristorante, alla scelta di quel bar. Ancora, nella prima impressione, ad esempio quella che ci si fa al banco, considerate come esistano degli automatismi percettivi, come quello di correlare la compattezza a garanzia di freschezza. Per questo alcuni pasticceri, alcune persone del bar spostano quando un vassoio è mezzo vuoto da un altro vassoio i prodotti a ricreare questo effetto di compattezza. In questo modo è come se si comunicasse al nostro cervello automatico freschezza. Non ragioniamo razionalmente, non guardiamo l'orologio per dire sono le 11:30 del mattino, sono rimasti pochi cornetti, probabilmente erano buoni. Il nostro cervello non ragiona così. Ci sono pochi cornetti, è roba vecchia. Questo è l'automatismo. Ancora, l'effetto inizio sottolinea l'importanza di rendere l'accoglienza un rituale. No diversità di trattamento tra i diversi clienti, attenzione ai tempi. Nei primi 20 secondi il cliente deve essere intercettato, deve essere salutato. Non c'è niente di peggio che dover aspettare che qualcuno si accorga della propria presenza. Il cliente ha piacere ad essere riconosciuto. Se è un cliente abituale, si aspetterà di essere riconosciuto. Nel salutarlo, unire lo sguardo è un segnale di riconoscimento istintivo tra simili e il sorriso. Sembra banale, ma noi oggi sappiamo, grazie all'attivazione del neurone specchio, come di fronte a un sorriso siamo portati a ricambiarlo. E per l'interazione tra mente e corpo sappiamo che attivare i muscoli facciali per creare un sorriso porta al rilascio di dopamina, sostanzialmente ci fa sentire più felici. Quindi sorridere porta a far sentire il cliente più felice, ad intervenire sull'impatto, sull'umore con cui si avvicinerà alla nostra proposta, e questo può avere degli impatti molto interessanti in termini economici. Ancora, creare uno o più picchi emotivi. Qui le possibilità sono tante, deve essere oggetto di riflessione, sfruttando ad esempio il punto focale del bancone, l'attività di preparazione che si fa, giocando sulla personalizzazione, sulla scenografia, sulla ritualità dei gesti, è quello ad esempio che fanno i bartender, i flair bartender, ma non può essere limitato solo a queste proposte, si può estendere a moltissime altre, dalla creazione di un gelato alla composizione di un cappuccino, pensate alla latte art. Elementi che richiedono competenze, ma che possono creare quei piccoli picchi emotivi in grado di distinguere quell'esperienza rispetto a quella di altri operatori. Ripensate poi il finale, qui c'è uno spazio enorme di intervento, la parte finale è molto trascurata, alla fine spesso si paga, si viene un po' abbandonati, è finita l'esperienza di servizio. Attenzione, la parte finale influenza moltissimo la valutazione della qualità dell'esperienza da parte del cliente. Un piccolo dono, uno sconto non atteso, un dono dopo il pagamento, i rituali ancora una volta sono elementi che permettono di ridurre il dolore connesso al pagamento che vedremo tra poco e di attivare il potente principio della reciprocità. L'effetto inizio e l'effetto fine hanno anche una valenza sull'ordine delle proposte. Se il vostro menù è particolarmente corposo, tenete in considerazione come posizionare i prodotti più interessanti all'inizio e alla fine li rende maggiormente interessanti al cervello del cliente. Vale anche se utilizzate ad esempio le recensioni sul vostro sito internet e volete mettere anche quelle, diciamo, meno entusiaste per garantire un senso di trasparenza nella comunicazione, concentrate i migliori all'inizio e alla fine, saranno quelle maggiormente valutate dal cliente. Altro automatismo, il contrasto. Tendiamo a valutare sulla base del confronto e non in termini assoluti. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo rendere una proposta più persuasiva intervenendo sull'ordine delle proposte. Pensate a un menù di vini. Una bottiglia da 35 euro potrebbe risultare troppo costosa per molti e quindi non essere considerata. Ma ecco che se io sposto prima nel menù, sopra delle bottiglie di più alto pregio, ad esempio un vino da 60 euro,
per contrasto la bottiglia da 35 risulterà più a buon mercato. Un automatismo che può essere potenziato dedicando poco tempo, poca attenzione nel presentare la prima proposta e viceversa, dilungandosi sulla seconda, creando quindi con la prima le condizioni affinché la seconda sia percepita al meglio. Il contrasto suggerisce, soprattutto laddove la comunicazione si fa visuale, online, ma anche sul menu, l'utilizzo di incongruenza di colore, incongruenza di forma, di orientamento, si parla anche di incapsulazione, cioè rendere ben evidente per contrasto le informazioni su cui si punta, i piatti del giorno, i consigliati dallo chef, creando dei punti focali su cui l'attenzione del cliente per contrasto si concentrerà. Ancora, il principio del contrasto sottolinea l'importanza di inserire delle novità nel menu, soprattutto se ci si rivolge ai clienti abituali, perché permette di assecondare questo rito del confronto, anche se poi questo servirà a confermare la bontà della solita scelta. Altro automatismo è quello di coerenza. Noi desideriamo essere e apparire coerenti con i nostri precedenti comportamenti, dichiarazioni, impegni, in particolare se hanno richiesto un minimo sforzo e sono resi pubblici. In questa direzione sono state fatte delle interessanti sperimentazioni nell'ambito della ristorazione che hanno permesso una riduzione degli show-off al ristorante dal 30 al 10%. Ed è stato possibile ottenerlo cambiando una frase. L'operatore, nel rispondere al telefono, diceva: "Sareste così gentili da telefonare qualora decideste di sdire?" A questa frase tutti rispondevano sì. È ovvio, norma sociale rispondere sì a una frase del genere. In questo modo, dicendo sì, si attivava la coerenza, per cui gli utenti erano portati a comportarsi in maniera coerente mantenendo l'impegno preso. La coerenza sottolinea l'importanza di stimolare le recensioni dei clienti riconoscendo il doppio valore di una buona recensione. La recensione non serve solo a stimolare altri a visitare il cliente, a visitare il negozio. La recensione agisce anche su chi la lascia, perché per coerenza tenderà a voler tornare presso quell'esercizio. Altro importante principio è quello della riprova sociale, cioè la scelta che fanno in tanti riteniamo sia la più corretta, soprattutto se si tratta di persone simili a noi. Questo principio suggerisce la possibilità di modificare i messaggi, di modificare il contesto nel quale vengono forniti, sottolineando, evidenziando, grazie a quanto al comportamento di molti, quello più appropriato. In questa direzione stanno lavorando molte attività commerciali che vendono prodotti, molto poche attività che vendono servizi. E un'interessante sperimentazione è stata fatta in una catena di ristoranti a Pechino, dove mettere in evidenza le specialità preferite dal pubblico ha permesso un incremento delle vendite dei prodotti preferiti tra il 13 e il 20%. D'altronde è quello che fanno i ristoratori quando fanno sedere i primi clienti vicino all'ingresso, vicino alla vetrina. Danno l'idea che ci sia più gente. Se c'è gente, vuol dire che si mangia bene. È quello che hanno sempre fatto le discoteche quando creavano le lunghe file, no? Davanti all'ingresso, anche se il locale magari era ancora mezzo vuoto. Questo al fine di sfruttare il principio della riprova sociale. Principio che vale anche al contrario, per cui se la riprova sociale indirizza il comportamento, il nostro comportamento verso quello degli altri, allo stesso tempo ci spinge a distinguerci. E allora diamo spazio alle possibilità di personalizzazione, di coinvolgimento del cliente, di ascolto dei suoi gusti. Vi è un importante principio che prende il nome di effetto IKEA, per cui noi diamo maggior valore a qualcosa alla cui creazione abbiamo partecipato. Altro principio potentissimo è quello di avversione alla perdita. Siamo più motivati dal rischio di perdere qualcosa, di lasciarci sfuggire qualcosa, che dalla possibilità di guadagnarla. 2,3 volte in più. Questo principio è alla base dei saldi, è alla base del couponing, è alla base del Black Friday. È utilizzatissimo dai grandissimi operatori digitali. Fate un giro su Booking e provate a guardare in un singolo annuncio quante volte si fa ricorso a questo principio. Sono rimaste solo 3 camere.
si utilizza consapevolmente, scientificamente, il principio di avversione alla perdita come stimolo d'azione. E questo può diventare parte della vostra strategia, offrendo un beneficio per un periodo limitato, per un numero di posti limitato, sottolineando come un determinato prodotto, un determinato piatto richiede la prenotazione, invitando all'azione. È stato fatto una sperimentazione in una famosa pasticceria dove, a fronte di un buono per un caffè e dolce, venivano intervistati i clienti che dicevano tutti di preferire il buono con più lunga scadenza, in quanto in questo modo lo avrebbero sicuramente utilizzato. Quello che è successo è che laddove il buono aveva una scadenza ridotta veniva usato 5 volte di più. Ancora, un altro automatismo è quello del dolore connesso al pagamento. Di fronte a un prezzo ritenuto elevato si attivano le aree cerebrali del dolore. Ecco allora che trovare modi per ridurre il dolore connesso all'acquisto permette di aumentare la possibilità di scelta da parte del cliente, proponendo ad esempio formule a pacchetto, passando da un menù alla carta a un menù a prezzo fisso, laddove vi siano le condizioni, permette di ridurre il dolore connesso all'acquisto, rende meno evidente il peso delle singole voci, anche se poi il prezzo è lo stesso. È lo stesso della somma delle singole componenti, è meno evidente per il cliente, non il nostro cervello è meno... Roberto, credo che ci sia un problema di connessione, ahimè. Sì, anch'io non lo sento. Sì, in attesa di recuperare Roberto. Roberto? Sì, è ripartito. Ecco. Ok, da quant'è che non mi sentivate? 30 secondi. Ah, ok, va bene. Dolore connesso al pagamento. Cosa fare? Passare da menù alla carta a menù a prezzo fisso, dove vi sono le condizioni. Questo attenua il dolore dell'acquisto. Si rendono meno evidenti il peso delle singole voci, anche se poi il prezzo finale è lo stesso. Si rende meno evidente il progressivo incremento di costo per ogni piatto ordinato. Sostanzialmente è il contrario del tassametro di un taxi, è il contrario di quello che facevano alcuni ristoranti di sushi. Creare formule a pacchetto permette di ridurre il dolore connesso al pagamento e di aumentare così la probabilità di un acquisto. Altra possibilità: considerate la diversa reazione emotiva ai diversi strumenti di pagamento. Far pagare con carte di credito risulta meno doloroso rispetto a pagare in contanti. Si parla di disaccoppiamento. Il nostro cervello è come se separasse l'atto d'acquisto dall'atto del pagamento. Questo può portare a spendere di più e più facilmente. Ancora, evitate di incolonnare i prezzi. Di fronte a prezzi perfettamente incolonnati, il nostro cervello compie una scansione automatica alla ricerca del prezzo più basso. Perché prezzo più basso uguale minor rischio. Ecco allora che disallineare leggermente, pur mantenendo la trasparenza dei prezzi, permette di ostacolare, di rallentare questo automatismo che andrebbe a discapito della bontà della scelta. Ancora, e qui ci sono gli interessantissimi studi della Cornell University, ridurre gli stimoli relativi al denaro. Prezzi in cifre. Prezzi senza decimali, senza simboli relativi alla valuta portano a spendere di più. Quello che vedete rappresentato in figura non è il menù di un ristorante, ma ancora una volta è l'esempio di prezzi proposto da un importante operatore del digitale. Prezzi in cifre, il simbolo relativo alla valuta diventa piccolissimo, i decimali scompaiono, sono utilizzati solo in due casi e sono 0,99. Perché questo? Perché ridurre di un centesimo il prezzo? Stanno sfruttando il cosiddetto effetto cifra a sinistra. Riduco di pochissimo il prezzo per far scalare la cifra più a sinistra, che è quella a cui il nostro cervello presta maggiore attenzione. Un principio che non è utilizzato nell'ambito della ristorazione, anzi è guardato con sospetto, è considerato manipolatorio. Mi limito semplicemente a segnalarvi come in tanti altri campi e non solo nelle proposte di prezzo sia invece estremamente diffuso. Oltretutto, so che qui ci ritornerà Lorenzo, e quindi cito soltanto come il prezzo può essere un indicatore di valore. Alcuni studi hanno mostrato come se il cliente non solo associa un maggior prezzo o un maggior valore quando è difficile valutare la proposta,
Ed è proprio il caso di un ristorante, per dove per componenti, per processo di lavorazione è difficile valutare la qualità, l'effettiva qualità di una proposta. Il nostro cervello associa maggior prezzo, maggior valore, e quello che accade è che a livello percettivo effettivamente avrà un maggior beneficio, trarrà un maggior valore a livello percettivo, perché nel nostro cervello si attiveranno maggiormente alcune aree. Arrivo poi al potere delle storie. Le storie hanno la capacità di cavalcare l'attenzione. Sono state le prime forme di racconto a cui siamo stati tutti esposti fin da bambino. Secondo i psicologi evoluzionisti esiste una profonda attività tra gli esseri umani e le storie, perché in quanto noi siamo in grado di apprendere dal racconto e non solo dall'esperienza diretta, il che è molto meno rischioso. Ma quel che è più interessante è che le storie hanno la capacità di modificare la chimica cerebrale. Intervengono sui livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, intervengono sul livello di ossitocina, l'ormone cosiddetto della fiducia, è lo stesso che producono le neomamme dopo il parto. È lo stesso che si produce quando ci abbracciamo. Ecco che le storie hanno un potere enorme di coinvolgimento emotivo del cliente. E allora create una storia per ogni piatto, per ogni tavolo, sfruttando come il mondo della ristorazione è un universo di storie. Le storie permettono a chi le ascolta di simulare l'esperienza, le emozioni descritte come se le stesse vivendo in prima persona. E qui vi propongo un suggerimento che ho preso proprio da Lorenzo: coinvolgete il personale nel costruire una storia. Prendete un piatto a caso, una proposta a caso del menù, tutti insieme, provate a costruire una storia, non limitandovi a descrivere il prodotto, ma a costruire una storia. Nel creare le storie, preparatevi. Non devono essere lunghi i racconti, un minuto e mezzo al massimo. Inserite dettagli, coinvolgete i sensi. La storia deve essere interpretata, attenzione alla battuta finale. Storie, narrazione, utilizzo delle descrizioni che hanno anche molto un importante impatto nella creazione dei menu. Sono stati fatti degli studi mostrando come nel momento di inserire descrizioni intriganti, ad esempio nella presentazione delle verdure, utilizzare la frase scalogno croccante ha permesso di aumentare le scelte di quei piatti del 23% in più. Utilizzare descrizioni nella presentazione dei piatti di menu, soprattutto utilizzando elementi relativi alla provenienza geografica, aspetti sensoriali relativi alla degustazione, può consentire più vendite. Nel farlo, attenti però a non eccedere. Quello che vedete rappresentato in figura è il risultato di un'analisi fatta con eye tracking, proprio per la costruzione di questo libro, con la collaborazione del Neurolab di INEM e Fondazione G-Technology. Quella è sostanzialmente quelle macchie di colore sono dove si concentra lo sguardo del cliente, per quanto tempo si concentra lo sguardo del cliente. Se le descrizioni sono eccessive, solo una parte del menu sarà in grado di attrarre l'attenzione del cliente, e oltretutto l'influenza, diciamo, cognitiva sarà, tenderà ad affaticare l'utente, con un impatto sull'esperienza che è in contrasto rispetto al motivo per cui si reca al ristorante, cioè a rilassarsi. Ovviamente le possibilità di interpretare, di raccontare, di valorizzare le storie sono enormi nel campo della ristorazione, da aperitivi a stema, a corsi, a microeventi in cui mettere in scena le storie dei prodotti. Allora io andrei avanti all'infinito, ho anche tante altre slide, ma vorrei fermarmi qui ricordandovi solo due cose. Come questi principi possono essere molto importanti, l'ho accennato Luciano all'inizio, in quanto spesso attivarli costa molto poco. È una forma di innovazione a costo zero. È possibile sperimentare molti di questi principi nella propria attività quotidiana in maniera molto agevole, e sono molto pochi gli operatori che riconoscono, e sono molto pochi gli operatori in grado di utilizzarli, e questo è un vantaggio per chi sarà in grado di partire prima. Vi sono poi due rischi. Il primo è anch'esso un automatismo che prende il nome di bias del punto cieco, cioè la nostra reazione automatica di fronte a questi principi spesso è: sì, vabbè, influenzerà qualcuno, però io mica mi lascio influenzare da queste cose, nel mio settore forse non vale questo. Ecco, attenzione che questa è una reazione automatica. E altro rischio: non usateli troppo,
non usateli a un fine manipolatorio, ma utilizzateli sempre per migliorare la vendita, questo non soltanto per motivi etici, ma anche per ben più prosaici motivi, in quanto la reputazione, in particolare la reputazione di, nell'ambito dei servizi, è tutto. Grazie. Roberto, grazie, sei stato nei tempi, grazie per la brillante esposizione, anche per l'assertività con la quale lo hai fatto. Io mi permetto soltanto di dire una cosa brevissima prima di passare la parola a Lorenzo Dornetti, che entrerà poi nel dettaglio di alcune vicende, quasi disegnando una sorta di, diciamo, di giornata, no, di avvicinamento alla quella che viene chiamata la customer journey, cioè come funziona il meccanismo di avvicinamento ad un servizio da quando lo si sceglie a quando lo si fruisce a quando poi ci si allontana. Per dire che in effetti mi ha colpito quel tuo ragionamento su inizio picco fine, se non sbaglio, perché mi è venuto in modo quasi automatico, e qui c'è quella parte del cervello istintiva che ha reagito, quando alcuni ristoratori, ma che parlando mi dicevano, la cosa importante è che tu diventi, sai colpire il cliente con il famoso entrée, con l'antipasto, e poi soprattutto c'è il dessert, che è la parte finale. In quei due momenti non devi sbagliare nulla, perché, e quindi ho fatto questo parallelo tra quello che tu hai detto rispetto all'esperienza inizio-fine, e io l'ho riportato sul menù. Ovviamente il ristoratore lo vedeva con riferimento al solo consumo, no, del piatto, dei piatti, però tutto sommato c'era già una traccia di neuromarketing in questo ragionamento dei ristoratori. La seconda cosa è che è con la cosa con cui tu hai chiuso, ecco, questo ci tengo anch'io a sottolinearlo da persona scarsamente competente su questa materia, quando tu hai detto: attenzione, non abusate. Non bisogna avere un fine manipolatorio, cioè non bisogna pensare che queste tecniche, queste applicazioni abbiano il fine di manipolare la relazione con il cliente. No, hanno il fine di esaltare il livello di soddisfazione del cliente e quindi anche dell'impresa, non di manipolare, perché c'è il problema reputazione, che va messo al primo posto. Chiudo e passo la parola a Lorenzo per dire sul no-show. Mi piaceva molto quel passaggio del no-show, che è una delle, come dire, cicatrici della ristorazione, soprattutto di un certo tipo di ristorazione, e scoprire che basta cambiare alcune cose, una parola, una frase, per avere un impatto positivo è molto incoraggiante. Lorenzo, a te la parola, non hai bisogno di altre presentazioni, perché credo che la presentazione te la farai da solo man mano che farai la tua esposizione. Anche a te raccomando questa cosa dei suggerimenti e del pragmatismo. Grazie. Luciano, sarò super pragmatico. Ringrazio Roberto dell'invito. Condivido anch'io la presentazione che dovreste vedere, corretto? Sì. Bene, allora va bene, io mi presento, sono Lorenzo Dornetti, mi occupo di neurovendita, quindi il mio obiettivo è quello di applicare gli studi sul cervello a quelle che sono le attività. Il mondo della ristorazione, come diceva anche Roberto prima, si presta moltissimo a questo mondo, e diceva anche Luciano, perché c'è molta interazione, perché c'è molta produzione di valore, perché l'esperienza è quanto più sensoriale possibile. Noi in un ristorante attiviamo, il nostro cervello attiva tutti i sensi, per cui il mondo della ristorazione per me e i miei collaboratori di neurovendita è sempre stato, sin dai nostri inizi, uno dei mondi più interessanti. Per cui quello che voglio condividere oggi con voi è una super sintesi di tutte le tecniche di neurovendita che abbiamo messo a disposizione nel mondo della ristorazione, dei bar, diciamo, del mondo dell'oreca. Perché oggi? E parto da questa slide, perché davvero io penso che il mondo della ristorazione sia stato tra i mondi più colpiti nel mondo del Covid, però c'è un revenge spending, ci sono un sacco di soldi da andare a prendere, e quindi da un certo punto di vista l'applicazione, l'obiettivo, insomma, è quello di
come dire, mettere a disposizione alcune tecniche, alcune strategie che possono creare delle esperienze con i clienti migliori e quindi invogliarli a spendere, invogliarli ad entrare, invogliarli a tornare. Prendendo a piene mani l'invito di Luciano di essere concreto, ho pensato di raccontarvi alcuni elementi rispetto alla neurovendita, alle neuroscienze applicate, rispetto a quello che possono essere degli meccanismi di influenzamento, di interazione, che fanno muovere il cliente in un senso o in un altro. Il cliente entra, prenota, chiama, entra, poi vedremo, ci sono vari modi, è accolto, diceva Roberto, l'importanza dell'accoglienza, a un certo punto sceglie cosa ordinare, vale per una pasticceria, vale per un bar, vale per un ristorante, vive, cioè ha un'esperienza che è un mix di quello che assaggia, di quello che gli raccontano, dei tempi, eccetera, eccetera, paga e esce, ovviamente con l'idea che poi, come dire, possa, da un certo punto di vista, andare a rientrare. Ecco, il mio obiettivo è quello, in questa sorta di viaggio del cliente in un'attività, di condividere con voi alcune evidenze di ricerca molto pratiche, molto concrete, che possono aiutarci a fare meglio in ognuna di queste fasi, ok? Alcune saranno molto intuitive, altre potrebbero risultarvi magari meno intuitive, però e ovviamente vanno adattate. Ecco, un'ultima premessa prima di cominciare è io do una serie di tecniche, poi è chiaro che vanno calate all'interno del proprio contesto e posizionamento, ovviamente, no? Per cui, però la cosa bella, come diceva Roberto, è che davvero ogni tecnica possa applicarsi in maniera molto semplice. Iniziamo. Il cliente entra, ok? Entra perché è di passaggio, entra perché ha visto online, ok. Primo tema. Cosa non fa entrare i clienti? Invito tutti i partecipanti a guardare quest'insegna. Specialità, pesce, carne, pizza anche da asporto. Le persone qui non entrano. Perché? Perché non si capisce. Il nostro cervello automatico ha bisogno di capire immediatamente in cosa quel ristorante, quella pasticceria, quel locale è forte. Quelli bravi nel marketing dicono primo nella mente, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che devo saper fare una cosa sola? No, ma devo avere una forte identità. Quando l'identità è annegata, attiro meno. Quindi una prima tips è: guarda la tua insegna, se è confusa non funziona, se è precisa è molto più attrattiva. Primo tema. Secondo tema, oggi lo sappiamo, moltissime delle prenotazioni, moltissime delle scelte avvengono online. Bene. Diceva Roberto prima, le immagini hanno un grande impatto, assolutamente sì. Quello che io dico è, dovete curare 10 volte di più di quello che fate, indipendentemente dal tempo che ci dedicate, l'immagine che avete sui vostri profili Instagram, sul vostro website, in ogni modo. Ma attenzione però, un conto è curarla, un conto è mentire. Ad esempio, se io nel mio menu faccio le patatine fritte, ci sta che scelga l'immagine di sinistra e non quella di destra, ok? Più curata, più chiara. Ma attenzione però, se io mi posiziono troppo alto o troppo basso rispetto all'esperienza che poi faccio, soprattutto quando mi posiziono troppo in alto perché è facile manipolare una foto, è quello di creare un'aspettativa. Quindi curare le immagini sì, vendere quello che non sei no. Terzo, molti ristoratori con cui lavoro mi dicono, beh ma sai, alla fine se il cliente si trova bene torna. È così vero? Allora, 56%, un cliente su due che aveva dichiarato di aver vissuto un'esperienza fantastica, quindi un'esperienza a 5 stelle e non c'entra niente con il movimento, un cliente su due a distanza di poco tempo non si ricorda il nome del ristorante. L'86%, quindi quasi 9 su 10, a domanda ma esattamente cosa hai mangiato, dopo 30 giorni non è in grado di rispondere. Ma se io chiedessi a voi cosa avete mangiato una settimana fa, voi non sareste in grado di rispondermi. Perché? Perché la nostra memoria non è un computer, cancella. E quindi uno dice, ok, ma come faccio allora a stabilizzare l'esperienza? Devo far venire il cliente più volte? Se possibile sì, altrimenti stabilizza enormemente l'esperienza, c'è un numero preciso. 7 volte in 24 mesi, vuol dire che deve venire 7 volte? No, deve sentire una mia relazione, una mia connessione. Una delle cose che mi fanno impazzire in maniera negativa, spero non vi riguarda, delle persone partecipanti è le attività ristorative che non hanno i contatti dei propri clienti. Quindi se io poi voglio comunicare
qualcosa, voglio salutare, voglio invitare per il compleanno, faccio un evento a base di champagne, faccio la festa del cioccolato, io non so come dirlo e mi ritrovo a usare meccanismi pubblicitari come se fossi aperto da ieri. Ecco, questa cosa è fondamentale. In realtà il cervello ricorda ciò di cui si fida, ciò di cui vive l'esperienza, non solo tornando ma riattivandola. Quindi questo è un tema semplicissimo. Avete i dati dei vostri clienti? Indipendentemente da quello che fate, averli è fondamentale, poi da lì iniziamo a comunicare. Spesso si spendono un sacco di soldi in iniziative di comunicazione digitale e poi io non ho il nome dei 100 clienti che vengono più spesso da me. Pazzesco, spero non vi riguardi, ma importante. Perché? Perché ovviamente sono attratto dall'insegna, vi ricordate, non confusiva, sono attratto dall'immagine online, ma devo anche continuare a riportare i miei clienti. Perché? Perché se porto i miei clienti il locale è pieno, e se il locale è pieno le persone entrano, il principio che diceva di coerenza Roberto prima. Poi c'è un'arma enorme, la chiamo arma perché è un magnete emotivo, che si chiama profumo. Ora lo so che gli spazi esterni adesso, i Dior, sono fondamentali per la distribuzione, quindi magari si può usare meno. Quella a sinistra è la formula chimica del principio della fragranza di carne alla brace. Quello che conta è il profumo fuori, non dentro. Dentro è meglio che non ci sia, perché altrimenti le persone non sentono quello che mangiano o quello che provano. Il profumo esterno è un magnete emotivo, ci sono una vagonata di studi. Se volete attirare le persone, se siete una gelateria è facile, spruzzate il cioccolato fuori. Se siete una braceria, spruzzate il profumo di carne alla brace e le persone entreranno. Il profumo è il principale senso del nostro cervello. E una volta che abbiamo fatto entrare sto cliente, come diceva Roberto, dobbiamo accoglierlo. È sull'accoglienza, cioè, è facile accogliere. No? Allora, in realtà si potrebbe misurare chimicamente la vostra bravura nell'accoglienza rilevando i livelli di un ormone che si chiama ossitocina, l'avete già sentito nominare, l'ossitocina è l'ormone delle relazioni. Diciamo, la faccio semplice, come faccio a fare una buona accoglienza? Massimo ossitocina. E come si fa? Tre cose hanno un impatto enorme, vi dirò tre cose da fare e tre cose da non fare. Primo, iniziate con un dono, se dovete offrire un aperitivo, offrite qualcosa, quella roba lì, la famosa entrée, questa cosa qua è potentissima. Secondo, sorriso, prima di iniziare il servizio fate con il vostro personale una cosa che si chiama ipersorriso, 60 secondi così, pronti, mi avvicino alla videocamera. Questa roba qua si chiama ipersorriso e cambia enormemente il modo in cui noi comunichiamo. Terzo, se qualcuno ha prenotato, per favore, segnatevi il nome e cognome. Buongiorno, sono Lorenzo, ho prenotato un tavolo da voi. Ah, buonasera Lorenzo, sono davvero contento, mi ricordo della sua telefonata. Mi ricordo. Non è vero, lo so benissimo che non è vero, ma mi ricordo e il cliente apprezza. Oggi che poi abbiamo le mascherine dobbiamo abituarsi non 30 secondi così, 60 secondi così, ipersorrisi. Perché? Perché noi, le persone, il cervello non guarda il sorriso. Ad esempio di questa immagine che io vi ho messo, voi sareste pronti a scommettere che questa persona sta sorridendo. Perché? Perché vedete le rughe degli occhi. Noi dobbiamo abituare il nostro personale a ipersorridere. Guardate che le persone sono convinte di sorridere e non lo fanno. Non lo fanno. Bene. Tre frasi, se volete distruggere l'accoglienza, che potete tranquillamente utilizzare oggi, soprattutto nel momento del Covid. Trova tutto sul QR code, arrivo. Il QR code. Ok. Arrivo, buongiorno, un tavolo, verifico se c'è il suo tavolo. Lei quando ha prenotato? Ma come, non c'è il tavolo? Oppure questo è il top. Quando qualcuno entra nel ristorante, è solo o aspetta qualcuno? Fantastico. Tutte frasi che distruggono l'ossitocina. Quindi se volete distruggere l'ossitocina dei vostri clienti, usate una di queste tre frasi, quindi sicuramente, diciamo, i livelli di ossitocina sono bassi. Faccio l'esempio perché la prima è un disastro, non posso dilungarmi troppo. Uno, se non sono tecnologico mi uccidi, non so cos'è il QR code. Secondo, trova tutto sul QR code, ho capito. E tu cosa ci stai a fare allora? Terzo, guardi, se vuole iniziare a guardare il nostro menu, può trovare tutto lì. Comunque, in ogni caso, poi arrivo e glielo racconto. Cambia tutto. Ok? Queste tre frasi vi uccidono. Bene. A un certo punto, poi, il cliente si siede o sta. A questo punto,
ti siede o è davanti al banco, se è una pasticceria, o è al bancone, sceglie. Roberto diceva una cosa interessante: mentre io sui prodotti, se io vado a comprarmi una giacca, me la provo, qui c'ho la mia giacca che ho tolto perché ho caldo, me la posso trovare, la tocco, nel caso dei ristoranti invece, no, io scelgo e poi provo dopo. Interessante, no, questa dinamica. Allora, da cosa è influenzata la scelta del cliente? Vabbè, la prima è banale, da quello che gli piace, vabbè. No, grazie. Le altre due cose che dipendono da voi, menù e personale di sala. Menù e personale di sala. Se c'è una roba che bisogna fare bene è il menù. E l'altra cosa che bisogna fare particolarmente bene è formare il personale di sala. Cominciamo dal menù. Sul menù potremmo parlare tanto, ma alcuni consigli pratici. Primo tema, l'ha già detto Roberto, lo ripeto. Se volete evidenziare delle proposte, non sono quelle centrali. Sono o quelle all'inizio o quelle alla fine, o più ancora, quelle che si chiamano punto caldo, cioè che sono evidenziate con un riquadro, con una freccia, con un diverso carattere, con un diverso sfondo. Se volete far rilevare delle cose, dovete creare un punto caldo. Quello attira l'attenzione. Secondo, no euro. Cosa vuol dire? Che dobbiamo uscire dall'euro? No, vuol dire che dobbiamo togliere la valuta. Non serve, il cliente lo sa che quel 12 è qualcosa che paga, non serve mettere euro, non serve mettere la E, toglietela, riduce lo stress, aumenta la voglia di comprare, cose semplicissime. Terzo, foto? Meglio di no, perché le foto sono in 2D sul menu, creano basse aspettative, quindi l'emotività è in 3D, cercate di evitare le foto, a meno che non abbiate una clientela molto particolare. Poi ripeto, ognuna di queste io sto dando delle macro indicazioni, poi vedete, io servo i giapponesi che non parlano l'italiano, allora facciamo un ragionamento diverso, però a grandi linee le foto sui menu sono da evitare, dare una percezione di cheap. Questo è un tema su cui personalmente ho dedicato tantissime ore nel nostro laboratorio con i miei, sulla lunghezza dei menu. Quanto deve essere lungo un menu? Allora, anche qui una regola non c'è, però delle indicazioni sì. Allora, si dice che un menu perfetto deve stare dentro il numero di Miller, ma non solo, e qui siamo agli anni 70. Nella parte bassa della forbice, cosa vuol dire? La dico chiara, 5 antipasti, 5 primi, 5 secondi, 5 dolci. 5. Perché? Se ne ho meno, poche scelte, ma il problema è l'eccesso di scelta, premesso che crea una complessità enorme di gestione, ma al netto di questa roba che a me non interessa, che mi occupo di vendita. Perché? Perché una maggiore scelta crea sovraccarico cognitivo. Ora, non è un numero stampato, non è la via, la verità, la luce, possono essere 6. E soprattutto devono essere diverse. Il filetto con il rosmarino, con l'aceto balsamico, no, diverso. Devo differenziare le scelte. Perché? Perché non devo sovraccaricare. Il menu engineering determina quello che io scelgo. E poi il personale. Ad esempio, anche qui cercherò di dare alcune indicazioni molto molto concrete. Quando il cliente fa l'ordine, ripetere le sue parole. Addirittura uno studio americano dove danno la mancia, sapete che nei ristoranti, nei bar americani si dà la mancia, no? In base a quanto è piaciuto, cioè il personale di sala guadagna uno stipendio bassissimo e guadagna sulle mance. Ad esempio c'è uno studio che dice che quando ripeto le parole del cliente le mance aumentano, quindi ripetiamo le parole, quindi mi dice un filetto, cottura media, ripete, non è difficile ripetere. Alcune domande pazzesche che implicano quelle euristiche che diceva prima Roberto. Cosa la ispira? Dove ci porta il cuore? Cavolo, uno che comincia così una richiesta di un ordine, andate in pasticceria o al bar, cosa facciamo oggi? Dove ci porta il cuore? Effetto scarsità. Guardi, oltre al menù me ne sono rimaste ancora poche porzioni, ma effetto scarsità. In natura tutto quello che è scarso è pregevole. Rassicurazione. Un tecnicismo, poi ne parleremo delle storie, è un piatto cucinato a bassa temperatura. È qualcosa fatto con il cacao e di composto. Rassicura. Il tecnicismo piccolo rassicura. Bene, poi questa è una roba su cui l'ha già accennata anche Roberto prima, io mi diverto tantissimo, più caro più buono. Adesso se ci sono dei sommelier dei sommelier si divertiranno tantissimo, qualcuno mi scriverà arrabbiato, però io c'è lo studio e ve lo faccio vedere. Allora,
Le portate i vini più costosi, a volte il personale ragiona con la propria busta paga, questo è l'errore più grosso che noi dobbiamo fare. Il nostro obiettivo è quello di far spendere il cliente, perché? E spesso partire con le proposte dall'alto, non dal basso. Da cosa partiamo? Da quello che costa meno, ok? Errore. Ma errore perché? Più caro o più buono? Facciamo, è proprio un automatismo, Ma perché questa cosa è interessante? Allora, qui c'è un esperimento bellissimo, l'esperimento di Rangel. In pratica lui ha messo 5 tipi di vini, in realtà i vini erano 3, semplicemente cambiava il prezzo e ti faceva dare una valutazione. Cos'è venuto fuori da questo studio sui Cabernet Sauvignon? Beh, è venuto fuori che ovviamente i vini erano uguali, I vini in realtà erano 3, semplicemente che cambiavano il prezzo. Quindi a un certo punto il vino da 10 euro era un fake, no? Alcuni vini erano leari, altri invece venivano taroccati i prezzi. Ora non ve la sto a far lunga, questo esperimento è complicatissimo, però in realtà la cosa bella è che sempre i vini più cari si dice che sono più buoni. Questo è interessantissimo, no? Ok? Io già pronto qualcuno di voi dell'obiezione, adesso ci arriviamo. I vini meno cari erano meno buoni. Peccato che fosse lo stesso vino, e questo è già interessante. Uno dice, beh, ma questa roba riguarda i non professionisti. Eh sì, peccato che il primo campione venga fatto con i sommelier. E uno dice, ma non ci credo, tant'è che infatti i sommelier buoni, quando devono scegliere il vino, cosa fanno? Si fanno oscurare le bottiglie. Perché? Perché sennò sei influenzato dal nome della cantina, dalle tue esperienze precedenti, è così, dal prezzo, perché sai quanto costa, eccetera. I sommelier bravi infatti ti dicono, io non voglio sapere che cos'è, mettimelo nella, no, non dirmelo, se mi fai vedere le cose, sanno il prezzo, chi più di loro. Quindi proponiamo ciò che è caro, se ce l'abbiamo in carta. Se riteniamo che sia troppo caro per i nostri clienti, si toglie dalla carta, non è difficile. Se riteniamo di avere una proposta, partiamo da lì, dobbiamo partire da lì. Senza paura, la gente ha voglia di spendere. È 16 mesi che non spende niente, è piena di soldi, ha voglia di spendere. Facciamoglielo. Ora, vi dicevo, la cosa interessante però è capire il perché. Tanto per fare, uno dice, ma io mi occupo di birra, non vi preoccupate che è stato fatto uguale con i master birrai, ma io mi occupo di prosciutto crudo, uguale anche con il prosciutto crudo. Più caro, più buono. Ora, la cosa interessante però, qual è? Anche i sommelier, sì, anche loro quando non vengono chiuse le bottiglie. Ma è davvero più buono? Sì, è davvero più buono. Perché è davvero più buono? Perché quello che si è visto è che quando si attiva un prezzo più caro, si attiva una corteccia che è l'orbito frontale, per cui effettivamente al gusto è più buono. Ok? Non è un'illusione percettiva. È un qualcosa che è fondato nella biologia, quindi non dobbiamo avere paura di proporre le cose care, perché davvero creano un'esperienza positiva. Anche qui il concetto di caro è rispetto al posizionamento, caro può essere 20 euro o 2000, dipende dove siete, no? Però io dico, partiamo sempre dal più caro del vostro menù, ovviamente, ok? Bene, poi a questo punto il cliente vive l'esperienza, che dipende ovviamente da quello che mangia, da quello che eccetera. Anche qui, alcune cosette a cui non si pensa mai, però molto importanti. Una cosa a cui non si pensa mai o spesso si dà per scontati, musica. Uno dice, c'entra quello che mangi e questo sa va sandir. C'entra quello che bevi e su questo siamo d'accordo. Ma c'entra anche il resto? Eh sì, il 32% elabora stimoli sensoriali. Ad esempio, volete che i vostri clienti stiano tanto o poco nel vostro locale? Bene, sappiate che se mettete una musica sotto i 100 bpm, tenderanno a fermarsi di più, sopra i 100 bpm saranno più veloci. Due cose da non fare mai, non attivate la radio. Perché? Perché nella radio ci sono notizie, inserti pubblicitari invasivi, quantomeno le radio ufficiali, poi se avete delle web radio potete farlo. Attenzione anche alle hit. Perché? Perché le hit, siccome sono musica della nostra vita, possono legarsi a ricordi affettivi. Allora dico, allora non metto la musica? No, devi mettere la musica, perché il silenzio crea disagio. Quindi cosa devo fare? Devo mettere il timbro di musica che rappresenta la mia identità a un volume corretto in base a ciò che desidero. Sul tema della musica ci sono tantissimi studi, se volete su neurovendita.net gratuitamente avete un sacco di contributi. E poi una cosa che diceva Roberto prima, voglio riprendere. Noi dobbiamo formare il personale di sala. Io sento tanti lamentarsi che non c'è il personale di sala, è vero, è un disastro. È peraltro un lavoro bellissimo, un lavoro dove si guadagna, è un lavoro, però noi dobbiamo formarli. Allora io dico, una portata, una mini storia. Cosa vuol dire una portata, una mini storia? Vuol dire che io ogni piatto, ogni vignè, ogni vino, io devo avere una mini storia. Quindi è un lavoro enorme,
devo mettermi lì a lavorare tanto col personale. Cos'è una mini storia? Il perché del nome, una curiosità legata al piatto, un dettaglio di prenotazione, l'ingrediente segreto, la ricetta segreta, oppure le due classiche cose che ci piacciono, no? Ci piacciono le cose, è così fin dai tempi di Napoleone, oppure questa è un'innovazione di ieri. Noi umani siamo sempre attratti da ciò che era e da ciò che sarà, mai da quello che viviamo. Questo era il nostro limite alla felicità, diceva Freud. Per cui a questo punto, bene, 10 secondi. Così poco? Sì, così poco, tanto poi ne fai di più. E cosa faccio? Prima faccio scrivere e poi registro. Oggi abbiamo questi dannati arnesi che usiamo per stare sui social tutto il giorno. Registriamo, facciamo registrare al personale, io li chiamo mini spot, mini storie, micro storie, così che si sentano. Lo devono fare sempre? No, ma devono saperlo fare. E poi vabbè, sappiamo che ci sono delle parole potenti, uso le più, vado veloce perché voglio stare nei tempi, ad esempio le parole che richiamano il movimento, ad esempio le parole onomatopee, le parole che richiamano l'emotività, perché prima si diceva croccante, perché croccante, no? Ci attiva, qui ho fatto anche degli esempi, no? Di alta attrazione. Paga, a un certo punto vive l'esperienza, a un certo punto paga. Nel momento in cui paga si crea ricordo, ok? Ecco, anche qui voglio darvi molto chiaramente cosa da fare e cosa da non fare. Ti posso offrire qualcosa che rappresenta un se devo? Cosa ti offro? Cambia completamente. Oppure, bellissimo, com'è andata? Questo è, adesso non voglio fare, voglio dire, come dire, riferimenti, ma com'è andata, no? Un po' insicuro, no? Come modalità. Complimenti per il vino che ha scelto. È un'altra roba, è una rassicurazione. Carta o contante? Noi di base, meno bene magari per le tasse, ma carta è fondamentale perché riduce lo stress da pagamento. Grazie, noi siamo sempre qui. Teniamoci il contatto. Torniamo a quello che vi ho detto prima. Se è importante, cioè io voglio che, io vorrei che tutti voi abbiate i contatti dei vostri clienti. È stato peraltro uno dei grossi problemi nel non riuscire a fare il delivery, eh. Perché? Perché posso comunicare, non solo sui social, non solo generalisticamente, ma posso comunicare, posso fare delle iniziative, indipendentemente da quello che è il tuo posizionamento, il tuo cliente deve tornare. E come faccio a farlo tornare? E farò un evento solo champagne e pesce fresco? Oppure voglio premiare la tua fedeltà, ad esempio la tessera, il fatto che i due siano segnati non è un caso, se leggerete il libro sulle collane scoprirete il perché, questa seconda tessera fa tornare di più, ma voi dite ma sono uguali il numero di caffè che la persona deve consumare? Sì, ma qui si attivano una serie di meccanismi che lo fanno tornare. Insomma, il vostro obiettivo è far tornare il cliente, se torna il cliente si riempie. Quindi io ho esaurito il mio tempo, io ho un sogno che spero di riuscire a realizzare nella mia vita, ho 38 anni, spero di riuscire a farlo, io voglio un MasterChef per il personale di sala. Voglio un MasterChef per il personale di sala, sono stanco dei cuochi, voglio un MasterChef per chi serve, perché fanno quanto contano e contano a volte più dei cuochi. Qui mi fermo, vi saluto e invito tutti a prendere il libro Neuromarketing nei servizi, che è veramente un gran testo, una gran sintesi. Grazie a tutti, stacco dalla presentazione e ovviamente sono disponibile a domande e approfondimenti. Grazie Lorenzo, credo che potremmo andare avanti ancora per un'oretta, un'oretta e mezza, se ci metti il tuo tempo a disposizione, anche quello di Roberto naturalmente. So che quando si fanno questi webinar bisogna coniugare la sintesi anche con il, appunto, i contenuti, no? E questo qui a volte ovviamente si fa un rapido volo su ogni argomento sapendo che dentro si potrebbe stare molto molto di più in profondità. Di quello che tu hai detto mi hanno colpito diverse cose, però naturalmente non ho il tempo per fare una controreplica alla tua presentazione, ma semplicemente voglio dire che quel tuo richiamo ad avere i contatti dei clienti è un richiamo fondamentale, strategico, peraltro mi duole dirlo. E scusatemi, passatemi la battuta, può sembrare cinica, soprattutto detta da chi sta dentro il mondo della FIPE e quindi da chi rappresenta il mondo della ristorazione, non mi permetterei mai di essere in qualche modo anche strafottente, mettiamola così, però credo che questo vada detto, il Covid
con l'obbligo di prendere i contatti, in alcuni casi ha favorito la costituzione delle cosiddette mailing list. Io conosco decine di ristoratori che hanno fatto tesoro proprio di questo obbligo, cioè il fatto che dovevano registrare i nomi di almeno una persona al tavolo. Qualcuno lo ha fatto, è andato anche oltre la norma e ha preso il nome di tutte le persone al tavolo, se l'è fatto lasciare naturalmente, non è che li ha obbligati con la pistola puntata alla tempia, e badate bene, addirittura ha fatto il delivery utilizzando questa lista di clienti, l'ha fatta in occasione di alcune festività. Questo non è uno, sono diversi che hanno fatto questo. Allora è evidente che qui cambia il paradigma del modo di intendere il mondo dell'impresa. Da un lato chi pensa che il cliente arriva, dall'altro chi pensa che il cliente vada preso e vada portato, soprattutto quando si tratta di farli tornare. No, il cliente può tornare spontaneamente, ma dietro ci sono una serie di azioni, come tu hai fatto vedere, che possono portare i clienti a tornare. C'è una motivazione in più. Quindi tante suggestioni che hai dato e sulle quali si potrebbe ovviamente ragionare in modo molto approfondito. Io spero che le persone che ci hanno seguito, gli imprenditori che ci hanno seguito, possano riflettere su alcune le tue suggestioni, su quelle di Roberto, mettendo a punto le cose nella loro attività, perché i principi sono principi validi in generale, dopodiché vanno calati. Quando si parla di prezzo, ovviamente ogni ristorante ha il suo posizionamento. Come tu dicevi, 20 euro sono un prezzo alto in un posto, sono un prezzo modesto in un altro posto, dipende dal posizionamento. Allora, io non so se qualcuno volesse interagire con voi tramite la chat. Io magari prenderei qualche, almeno se ce ne sono due o tre di domande per porvele, e poi andrei a chiudere. Ecco, do 20 secondi per vedere se arriva qualche richiesta. Se non ci fossero richieste, io penso che potremmo anche chiudere qui. Ecco, no, magari ne faccio una io a Lorenzo. Siamo in una situazione di interazione in cui magari diciamo le cose per come sono. Hai parlato della musica. Sì. Facevo un ragionamento. Nel mondo della ristorazione, dove di fatto la convivialità è un elemento distintivo, quindi le persone solitamente non vanno da sole al ristorante, certo. No? C'è anche questa eccezione, ma nella condizione normale si va insieme a qualcun altro, a volte si fanno tavoli numerosi, Covid permettendo. La musica, a tuo parere, è comunque un elemento di accompagnamento della... Sì. Se bassa, sì, se quella giusta, quindi non con gli inserti radio, non con questi temi, sì, dipende dal volume a cui la tengo. Ad esempio, ci sono un sacco di studi che ti dicono che, ad esempio, delle musiche, ad esempio nei posizionamenti medio-alti, una musica classicheggiante o ad esempio di quello che si chiama acid jazz, ad esempio, predispone le persone, consumare di più. Quindi sì, è chiaro che la terrea ha un volume ovviamente basso, visto che comunque l'esperienza al ristorante è convivialità per eccellenza. Ottimo. Prima dare un'indicazione che viene dalla chat, di porre un quesito, io ti volevo chiedere un'altra cosa. Noi condividiamo pienamente quello che hai detto sul personale di sala, l'evento legato al personale di sala. Peraltro da anni pensiamo ad un'operazione del genere, ad una sorta di master maître. Peraltro noi ti confesso che abbiamo anche fatto con gli istituti della ristorazione, dell'enogastronomia, alberghieri come vogliamo chiamarli, noi preferiamo chiamarli dell'enogastronomia, abbiamo anche fatto degli eventi e dei premi legati al personale di sala.
In effetti il personale di sala è centrale, non viene data spesso l'importanza che deve avere perché c'è questa centralità della cucina, non sapendo che oggi il 90% della partita te la giochi in sala, quindi nel rapporto con il personale. Ecco, vengo qui a due domande e poi andiamo a chiudere. Non mi hanno detto per chi sono, quindi le faccio a tutti e due, poi decidete voi se volete rispondere una domanda a uno, una domanda all'altro. Allora, la prima è quella che mi viene da Marco Pulicati, peraltro saluto, e dice: avete parlato del QR code, io gestisco tutto con menu online, quanto impatta l'assenza standard del menu? Le leggo tutte, magari appuntatevele così poi chiudiamo. In quale maniera si può invitare l'ospite di un ristorante a lasciare una recensione senza correre il rischio di essere pesanti? Bisogna capire che si intende per pesanti. E poi ancora, è solo o aspetta qualcuno? Perché abbatte l'ossitocina? Utilizzo la frase simile aspetta qualcuno per organizzare tavoli, sedie e soprattutto per non insistere nel prendere l'ordine nel caso aspettasse qualcuno. Ecco, sono tre domande, io ve le lascio, se c'è bisogno ve le ripeto, e andiamo a chiudere. Grazie. Roberto, decidi tu, vai. Non ti sentiamo, Roberto. Alcune ti chiamano in causa direttamente perché sono riferite a tue diciamo, sollecitazioni, quindi lascerei a te. Forse mi concentrerei sull'aspetto della recensione, che è un po' un elemento estremamente delicato. Molti hanno, anche in alcuni casi, anche giustamente, paura delle recensioni, in quanto profondamente possono impattare sulla valutazione degli altri. Allora, chiedere una recensione, in particolare a quei clienti che hanno apprezzato, hanno evidentemente apprezzato la proposta, è importante. Può essere fatto in molti modi. Come giustamente pone una domanda, non deve essere aggressivo, non deve essere continuativo, non deve essere petulante, non deve essere finto, cioè risultare quasi come la frase standard da dire, ma in qualche modo, anche in maniera diciamo molto molto sottile, anche inserendo questa informazione nel conto, anche inserendo questa informazione nel biglietto da visita, cercare di stimolarla, in quanto è un elemento molto importante che, come dicevo, influenza non solo la percezione degli altri, ma anche il principio di coerenza, per cui io, se pubblicamente dico che quel ristorante è buono, voglio tornarci. Tra l'altro qui, 10 secondi, c'è uno studio molto interessante che è connesso a un altro automatismo che oggi non abbiamo trattato, che è quella l'attenzione alle informazioni negative, cioè noi percettivamente diamo più attenzione alle informazioni negative. Questo nella valutazione delle recensioni si traduce nel fatto che molto spesso le persone, quando guardano le recensioni, tendono a dare maggior valore a quelle negative che a quelle positive. Automaticamente diciamo sono più vere probabilmente. Allora, un piccolo sotterfugio dal neuromarketing per rendere quantomeno uguale il valore di una recensione negativa a una recensione positiva è stimolare il cliente a sottolineare come l'abbia appena fatta. Sono stato oggi in questo ristorante. Ecco, questa piccola introduzione permette di rendere la qualità di quella valutazione, per chi la legge, identica ad una valutazione negativa. Grazie Roberto. Allora passerei adesso a Lorenzo con le due altre domande. Una è quella relativa al QR code, sì, e qui dice quanto impatta l'assenza standard del menu, e poi l'altra, Lorenzo, è quella dell'ossiticina, no? Perché no, chiedere è solo abbassa o abbatte l'ossiticina. Allora sì, sul QR code ovviamente adesso è anche, voglio dire, rispetto a una serie di protocolli. Allora, il problema non è il QR code, il problema è come lo gestisce il personale di sala, cioè io posso avere tutto il QR code, ma devo formarmi il personale di sala a dire: guardi, allora lei trova il menu, può fare tutto con lo smartphone, basta che lei appoggia lo smartphone immediatamente e si vede il menu. Eventualmente, comunque, in ogni caso, poi io sono assolutamente a sua disposizione, così le racconto anche tutto quello che è fuori menu, ad esempio. Questa può essere una frase che fa sentire il cliente accolto, ok? Quindi il problema non è mai il QR code, ma è come
si comunica sul QR code. Aspetta qualcuno, è solo, è la classica frase che se tu non usi, soprattutto se uno ha una ristorazione, una modalità di servizio, adesso con lo smart working c'è un po' meno, ma si tornerà in giro, nel mondo business, che va proprio a... Mi sentite? Sì? Sì, sì. Ok, sì. Scusate. Sì. Va proprio, come dire, a far sentire che sei solo. Quindi, ad esempio, un'alternativa può essere, ad esempio, se il cliente è, l'accompagno al tavolo? Ad esempio, se il cliente sta aspettando qualcuno, mi dirà, no, guardi, sto aspettando il mio collega. Perfetto, guardi, allora nel frattempo le va un aperitivo, faccio l'esempio. Cioè, l'accompagno al tavolo è completamente diversa. Rispetto alla presa dell'ordine, stessa cosa, no? Allora, ha già dato un occhio al menù, ad esempio? Può essere una cosa per far capire, se è da solo, ordina, se no altrimenti dici, guarda, in realtà però volevo aspettare. Benissimo, te lo dice lui. È solo perché il concetto di solitudine fa a pugni nella nostra catena associativa con col concetto di essere al ristorante, di essere in un bar di socialità e di bontà. Rispetto alle musiche, rispondo velocissime che ci sono un po' di domande in chat, non vorrei essere stato male interpretato, non c'è la musica giusta per il ristorante, ci sono ovviamente il tipo di genere in base al posizionamento. Quello che è importante è il genere e i BPM, cioè la velocità dei battiti, in base al modello di servizio che fate. Se volete che le persone si fermino molto, perché avete ad esempio una proposta dove più le persone si fermano, più comprano, meglio è. Se invece prediligete un consumo rapido e poi via, tenete alti BPM. È assolutamente fondamentale usare web radio o scelte di colonne sonore che non abbiano hit e che non abbiano inserti pubblicitari non sotto il vostro controllo o interviste a persone non sotto il vostro controllo. Questa cosa perché impatta negativamente sull'esperienza. Ho risposto alla chat. Grazie Lorenzo, grazie. Chiudo con una considerazione che ci è stata fatta da Marco Zani, l'ha messa in chat, quindi è pubblica, e dice: sarebbe interessante, chiudiamo anche con le critiche, giusto, sarebbe interessante un webinar più concreto dove si potrebbero fare degli esempi concreti sui singoli elementi analizzati. Invece purtroppo questi webinar sono solo degli strumenti di vendita dei servizi offerti dai relatori. Grazie comunque per lo stimolo. Voglio che dire a Marco che nessuno di noi, tantomeno FIPE, Confcommercio, hanno come fine quello di vendere dei servizi legati al neuromarketing. Abbiamo sicuramente l'ambizione di dare delle suggestioni alle imprese che tante, numerose, sono associate al nostro sistema e che sono associate proprio perché poniamo loro anche delle sfide, gli diamo degli strumenti, gli diamo delle riflessioni da fare per migliorarsi. È evidente che dietro ogni, diciamo, ragionamento ci sono degli studi, ci sono delle analisi, andiamo sul mercato anche a prendere professionisti tra i migliori su queste cose, ma l'obiettivo non è certamente quello di vendere un libro in più. Ecco, questo ci tengo a dirlo molto chiaramente, e spiace che un ragionamento che si fa coinvolgendo, su cui noi investiamo peraltro anche risorse eccetera, possa essere interpretato come il tentativo di vendere qualche decina di libri. Mi dispiace, però ovviamente ormai abbiamo le spalle grandi, dopo 15 mesi di pandemia siamo disposti a prenderci qualsiasi cosa sulle spalle. Grazie a tutti, buon proseguimento a tutti e grazie ancora. Grazie a chi ci ha seguito, a chi è stato paziente finora. Alla prossima. Grazie Lorenzo, grazie Roberto, e saluto anche Marco, il mio collega, che ha seguito la parte tecnica di questo webinar. A presto.